Salve ragazze, eccoci qua, finalmente ritorno con un altro video dove vi faccio vedere le ultime novità e dove pasticciamo insieme l'agenda. Io evito di farmi vedere in faccia, c'ho un po' di graffi sulle mani, non è che le mani siano meglio della faccia, però perché Leo mi ha graffiata tutta sto briccone, si scherzava insieme e insomma le mani non è che siano tanto, tanto per la quale, comunque vabbè, tralasciamo. Allora, vi volevo far vedere che mi sono presa tutta la collezione completa delle Frixion, delle pennine quelle che adopero io, ossia tutte colorate. Adesso ho il rosa, questo qua, questo. Il blu, come lo sapete, ce l'ho già, questo qua. Poi ho preso il verde perché io avevo questo verde qua, però è fatto con la puntina fina, vedete? Non so se... Aspettate, metto la luce qua così si dovrebbe vedere meglio. È con la puntina fina, mentre questo qui è con la punta un pochino più grossetta. Vedete, io mi trovo meglio con queste qui rispetto a queste. Ora c'è scritto Pilot lo stesso. Non capisco come, forse boh, c'è scritto è la stessa cosa, vedete? Aspettate, l'allargo un pochino, mi metto anche gli occhiali perché sono ciecata, sono quelli da vicino. Allora, sono uguali, questa è un pochino più fina e questa è un pochino più grossa, vedete? Ecco, però hanno questa cosa, questa punta differente, vedete? Questa è un pochino più grossa, Madonna, mi fa girare il capo. Queste più fine e queste più grosse, e io mi trovo meglio con queste qui che hanno la punta grossa. Poi per il resto sono tutte uguali, hanno la gommina dietro. Ma chi è che mi cerca così oggi? Allora, dove eravamo restati? Perché mi stanno arrivando un sacco di messaggi su WhatsApp. Poi ho preso, allora, questa marrone, sembra nera, però lei è marrone, guardate, questa invece è nera, vedete? Poi vi faccio vedere come scrivono, eh? Va bene, ho preso questa qui in marrone perché mi piaceva, questa arancione, poi ho preso questa azzurra, questa viola, questa rossa già ce l'avevo, questa qua, e poi ho preso questa verde così. Ora vi faccio vedere come scrivono. Allora, prendiamo, allora io prendo questo foglio, tanto è una busta, una vecchia busta. E vi faccio vedere. Allora, questa è quella verde. Questa qua è quella verde. Oddio, però si vede un po' malino. Ecco. Questa è quella verde, vedete? E cancella bene. Ecco. Vedete come cancella? Che ne so, vi scrivo bet. Ok. E questa vi faccio vedere quest'altra verde, quella lì che vi avevo già fatta vedere con la puntina fina che è tipo pennarellino. Io mi trovo meglio con quella grossa. Poi ho preso questa qua che è un verde un pochino più scuro, che è simile a quella di sopra, però scrive un pochino più grosso rispetto a questa qua che è più fina. Oi, oi. Vabbè, poi ho preso questa azzurra, questa qua, bellissima, questa blu già ce l'avevo, quindi lo sapete come scrive, perché me l'avete visto usare tante volte, e poi ho preso la viola, mi piace, io da buona fiorentina, forza viola, questa nera lo sapete perché mi avete visto usarla tante volte, questa marrone, ero curiosa che... Però è un bel, ora non so se si vede, è un bel color, aspettate, un bel color ruggine, vedete? È proprio bello come colore, un bel color ruggine proprio, mi piace. Poi c'è questa rosa che non è che si veda tanto, questa fucsia, oddio, un po' grosso. Poi c'è questa arancione. Che ero curiosa, anche se sembra sul rosso, sembra sul rosso, però il rosso è differente. Ora ve lo faccio vedere così vedete,
è un po' differente il rosso, è simile però non è proprio uguale, ecco. E queste sono le Allora pennine. tesore, allora finalmente sono arrivati i Copic. I Copic sono, io non sapevo dell'esistenza di questi pennarelli, me li sono visti su YouTube, su quel, in quel sito che sono iscritta io, delle cartopazze o Life Planner. E non sapevo che avevano messo un video e ero curiosa di vedere, quindi sono andata a vedermi il video di YouTube. Questi qui servono per colorare i manga di solito, ecco. E quindi sono andata a vedere, però costavano una cifra enorme, non erano adatti alle mie tasche. Allora ho preso questi colori e questi sono adatti alle mie tasche, infatti costano sui 21 euro con lo sconto, c'avevo uno scontino e quindi me li sono presi. Ho preso i colori principali, non sono tanti, però sono colori principali che posso usare. Io non ho mai usato questi pennarelli. In più ce n'è uno in regalo che è quello con la punta un pochino più fina. Ora li proviamo insieme per la prima volta. Allora, e poi ho preso questo librettino nero che è di Moleskine, vedete? Ora non so nemmeno se si pronuncia così. Io lo volevo tutto, questa marca qua, questa, ecco. Io lo volevo tutto bianco, senza quadretti o righe, però non l'ho trovato. L'ho trovato solo così, oppure c'era uno fatto stile diario con tutti i giorni della settimana, ecco. Vabbè, ora vediamo un po' se ritorno a comprare anche quello, perché mi piace un casino. Però pazienza, via, per ora uso questo qua. Allora, questo black block praticamente abbiamo deciso di usarlo, di abbellirlo con le nostre cosine, con le nostre decorazioni sul sito Live in Planner di Facebook e praticamente ogni venerdì del mese lo mostriamo a tutte, quello lì che abbiamo fatto all'incirca. Per adesso c'è il contest della maschera, che era questa qua, ora vi faccio vedere, dal cellulare. Io ho fatto questa mascherina qua. Se poi volete andarla a votare, dovete iscrivervi al gruppo, tanto è un gruppo chiuso e per chi ha la passione, ecco, delle agende. Vediamo se la trovo. Mi sa che non l'ho salvata. Ah, eccola, sì. Oddio, se sentite rumori è perché c'è il misogelo tossisci, nonno. Allora, praticamente io ho fatto questo trucco qua con la mia agenda, che sarebbe questa qua, vedete? Questa qua. E ognuno ha fatto la sua maschera, come si è sbizzarrito, come gli è parso, insomma, ecco. Io ho fatto questa perché mi piaceva, ho ripreso i colorini dell'agenda come trucco, vedete? E via. E insomma, con questo gruppo abbiamo deciso di fare questo coso, black block, ecco, chiamiamolo così, di scriverci, disegnarci, farci tutte le nostre cosine e poi ogni venerdì del mese appunto mostrarlo. Ah, c'è una tasca, guardate che bellino, non lo sapevo perché per me è nuova questa cosa. Vedi? Bellino, per me è nuova sta cosa, quindi non sapevo nemmeno dell'esistenza di questa tasca segreta, ecco. C'è l'elastichino qua, proprio bellino. Insomma, alla fine del mese, ogni venerdì del mese ci mettiamo giù noi e facciamo queste fotografie a quello che abbiamo fatto. E ancora devo decidere, ecco, come decorarlo, come sistemarlo. Ora vediamo di farlo anche insieme. Allora, mi ero presa questi colorini qua, questi qui che vi dicevo, i Copic, per fare questo diario, ecco. Allora, questo Copic Ciao è un pennarello, questo è quello più economico che c'è, per apprendisti, studenti e appassionati, equipaggiato con una punta media e un pennarello
e una a pennarello che può essere impiegato in svariati modi. Sono disponibili 179 sfumature e un blender privo di inchiostro. I colori possono essere mischiati, sovrapposti. Ciao dispone di una base alcolica che lo rende tossicologicamente innocuo. Asciugano molto velocemente e non puzzano. I tappi permettono una perfetta identificazione del colore. Ecco, sono proprio contenta di averli presi. Allora ora li proviamo insieme. Allora andiamo ad aprirli. Qui c'è le cosine. Vediamo se ci facciamo. Se ci facciamo male subito. Io sono un po' negata a queste cose, ragazze. Però sono così ansiosa di vederle. Di provarli, ecco. Mi sa che faccio prima a prendere un coso. Ecco, un cosino per levare i punti perché, ecco, forse ce la faccio. Ecco, devo stare attenta poi a buttarli nel portacenere, insomma nel secchio, questi cosini, perché sennò dopo Leo me li mette in bocca per giocare, ho paura perché si fa male. Allora, si diceva di questi pennarelli, mi interrompono sempre, ragazze, mannaggia, guarda. Oh, volevo stare un pochino con voi, invece mi interrompono. Allora, l'agendina quella lì, lavanda, l'ho venduta, quindi non è più disponibile. Allora, quindi iniziamo a aprire questi cosi. Devo stare attenta, no? Queste cose, con queste grappettine, che se non mi vanno in terra dopo Leo mi ci gioca e c'ho paura se faccia male, perché se me le ingoia è pericoloso lei. Uffa, come si levano queste cose? Ecco, questi qui, vedete? Perché lui ci gioca e c'ho paura, allora le butto nella. Che belli che sono, vero? Ora li proviamo anche insieme. Prendo il blocco. Allora, penso che questo, suppongo che questo qua sia quello, questo è 0,3, vedete? 0,3. È fatto così. Questa è la sua puntina. Vabbè, questo è un semplice. Penso che serva questo per fare i contorni. C'è questo nero che è il numero 100, black, vedete? Che è morbidissimo. E di qua com'è? Ah, di qua c'è la penna così, di qua c'è la punta così e di qua c'è la punta e di così. qua invece c'è questa puntina qui, vedete? Che si può usare sia così che così e può fare il tratto così. Allora, niente, vi volevo far vedere le nuove pupine che ho fatto, ragazze. Queste qui sono belline, guardate quante ne ho fatte. Ieri sera non stavo tanto bene, non ce la facevo a stare al computer, allora mi sono messa a disegnare e ho fatto tutte queste pupine nuove, proprio belline. Ho fatto anche librini così da attaccare, questi fiorellini ho messo. Guardate, queste qui ho fatto per mettere sui lati delle agendine. Queste, vedete? Ho fatto pacchettini, un sacco di robina bellina nuova, queste. E ora allora lavoriamo insieme nell'agenda e dopo ci mettiamo un pochino a disegnare. Ora, tanto io vi metto. Ah, ho fatto anche questi cuoricini, quindi se siete interessate, queste qui sono tutte cosine nuove che vendo nel mio negozietto di Esti, eh. Allora, ora ci mettiamo a
a disegnare sull'agenda. Guardate che pupina piccina che ho fatto. Mi sono ceata, però l'ho fatta. Allora, vado a prendere la mia agendina. Stamani avevo già iniziato a lavorarci. Ah, poi ho fatto anche queste nuove. Guardate queste belline nuove, perché se no tutte uguali, le ho fatte per farle un pochino differenti. Aspettate, eccole. Questa ho fatto, bellina, vero? Con i vestitini, ho fatto questa e suona la chitarra. Ho fatto questa mi è venuta un po' bruttina qui nel viso, però vabbè, pazienza, tanto non dura in eterno. Questa, poi ho fatto questa, guardate belline che sono. Queste qui, guardate. Allora, iniziamo subito, prendiamo due fogli dell'agenda. Avevo iniziato stamattina, poi sono dovuta andare a fare un po' di giri e non ho più fatto nulla. Allora, prendiamo due fogliolini. Oggi è facciamo il lunedì per ora, perché il martedì sì, lo volevo fare insieme, però di qua non ci scrivo perché non so domani che programma ho. Allora, iniziamo subito, eh? Vediamo qua giù. Avevo fatto questo qui dei pennarelli, ci avevo fatto le penne, vedete? Avevo fatto tutta la tracciatura del pacco perché non mi tornavano delle cose sull'email che mi avevano.
Allora ragazze, con questo io vi saluto, volevo darvi la mia opinione su questi pennarelli della Copic. Lo vedete anche da solo la differenza tra i capelli dei pennarelli normali e i capelli fatti con questo sistema, con questo Copic. Ecco, vedete anche i colori quanto sono nitidi rispetto a questi, non sbavano. Ora ve li faccio vedere più da vicino. Allora, così vedete anche le differenze. Dunque, vediamo un attimino, leviamo questa, mettiamo la carta sul bianco, così lo vedete meglio. Allora, vi faccio vedere da vicino appunto i colori. Guardate quanto sono più precisi, sembrano pitturati veramente, ecco, rispetto a questi qui che vedete il colore dei capelli quanto è differente, il colore degli stivaletti quanto è più bello questo qua, vedete? Ecco, volevo solo farvi vedere questo e secondo me sono soddisfattissima del risultato ottenuto con questi pennarelli, quindi per me sono promossi proprio a pieni voti e questi sono quelli per non per uso professionale, ma sono per i dilettanti come me che hanno iniziato ora appunto a usare questi pennarelli. Io detto questo vi saluto e vi lascio al video e noi ci sentiamo prossimamente. Ciao belle.